uno ce lo mettiamo in tasca così contro la sfiga, uno lo mettiamo dentro. Ma tutte le volte è consigliabile per una certa persona? Ma diciamo che a casa non deve mancare mai sale, peperoncino, tutto ciò che ci riporta al buon essere. Ci dicevi che cucinare è un po' come il jazz, è un po' come suonare il jazz. Vabbè, quando parli di jazz e siamo a Ragusa parli di Caffiso, non è che ci andiamo come quando si parla di arte. Non andiamo molto lontano. Come quando si parla di arte c'è la scuola di Scicli. Io per la mia età sono molto amico con Giovanni Robustelli che è di Vittoria, dunque c'è una certa. Siamo tutti una comitiva. Ma la cucina potremmo dire sta anche lei a pieno titolo nella comunità culturale di Ragusa e vabbè, in generale. Ce l'abbiamo fatto entrare, no? Nel senso che ci abbiamo entrare. Lavorato. Abbiamo... Perché all'inizio non era così. Ci siamo educati anche noi prima di tutto. Se non sei amato dal tuo territorio c'è qualcosa che non va nel tuo progetto. Questa è una cosa che io ci credo molto. La cucina siciliana che cos'è oggi? È influenzata soprattutto dai due capisaldi principali che è la cucina catanese e quella palermitana, che poi a macchia d'olio si spalma in tutta l'isola, e quella che fa grande anche la cucina siciliana è quella popolare, no? Che poi sono le due che si toccano. Sì, a Palermo c'è un sacco di cibo di strada. Sì, quello, quello che noi, che io col mio progetto l'ho chiamato mangiare in dialetto, no? Che è il modo di fare, la mossa, il mangiuniare, perché mangiare con le mani e mangiuniare. Tra l'altro Ciccio Sultano ha regalato alla cucina di Radio Bici questa pentola. Questa pentola e questa padella ovviamente. Ah, cioè, fantastico. Dobbiamo dare il titolo in completo. Quindi abbiamo vinto delle pentole da 2 stelle Michelin. Sì. Cosa vuol dire oggi avere 2 stelle Michelin? 2 stelle Michelin, il significato è sempre lo stesso. Significa che ci siamo impegnati e per uno chef la stella Michelin è come l'Oscar per un attore. È solo che c'è una piccola differenza: se non stai attento te lo riprendono indietro, mentre l'Oscar ti rimane per sempre. Questo, la questione è questa. Dunque c'è un attimino di tensione per mantenerla, ma c'è anche la felicità di condividere questo progetto con la gente. Quello che secondo me uno chef, o con una stella, con 2 stelle, con 3 stelle deve fare, è non dimenticare mai il contatto con tutti, con tutta la gente. Non ci sono clienti da 1 stella, 2 stelle, 3 stelle. Ho trovato la cottura qui per non far bruciare l'aglio. Dunque mi serviva questa cottura dell'aglio. E questa è la salsa di bottaglia. È veramente buonissima. Se la sta mangiando vuol dire tutto, io te lo sto dicendo. Non posso mangiare troppo, ragazzi. Avevi mai cucinato su una bicicletta? No, mai. In campeggio parecchio, in posti allucinanti sì, ma non bicicletta. Bicicletta, in Piazza Duomo sì. Piazza Duomo no, questa è la prima volta che cucino anche in Piazza Duomo.